Noi siamo i biancorossi! Il report mensile sulla Pallacanestro Trieste, a cura della redazione sportiva di Radio Attività. L'ultimo mercoledì di ogni mese dalle 19, con gli interventi di giocatori e staff della formazione biancorossa. Conduce Guido Roberti. Un programma realizzato in collaborazione con ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo. Tu puoi salvare una vita. www.admofvg.com. Nuovo appuntamento con Noi Siamo i Biancorossi, la puntata del mese di marzo, passate le festività pasquali e alla vigilia, la settimana che porta alla trasferta fondamentale di Treviglio in chiave playoff. Ma noi non è di questo che parliamo in questa prima parte, parliamo della grande iniziativa lanciata da Andrea Pecile, i suoi amici, collaboratori e persone legate comunque al mondo del pallacanestro e dell'editoria, in questo caso il fumetto Basket Case, una nuova idea assolutamente splendida, accolta benissimo in città, un fumetto che parte un po' dalla passione per la pallacanestro nei campetti, sul cemento, ma non solo. Andrea, come è nata questa idea e come sta andando? Ma sta andando molto bene, il primo numero ha avuto un ottimo successo sia tra gli addetti ai lavori che tra gli appassionati di fumetto e di basket. L'idea è nata così, con una conoscenza in comune, quindi con ho conosciuto Lucio Staiano, che è il capo dell'azienda editoriale Shockdom, che si occupa di fumetti, e lui aveva in mente da diverso tempo di fare un progetto legato al mondo dello sport, un fumetto, un manga, essendo appassionato lui di Mile Shiro e Holly e Benji, un manga dedicato allo sport. Io gli ho proposto la pallacanestro, soprattutto quella di strada, quindi dei campetti, dei 3 contro 3, e pian pianino da un'idea è diventato un progetto, e da un progetto è diventato invece un fumetto in carta. Quindi è stato veramente una bellissima soddisfazione vedere crescere questo progetto. Per adesso è trimestrale, per cui il primo numero è uscito a febbraio, io penso che a giugno, inizi di giugno, insomma, esca il secondo. Abbiamo già fatto ovviamente la sceneggiatura. Per me il secondo numero sarà ancora più interessante del primo, perché è chiaro che nel primo si presentano un po' tutti i personaggi così, ma poi si scava un attimino un po' più a fondo su quelle che sono le storie personali e si scoprono un po' alcuni aspetti veramente interessanti. Liberamente ispirato a chi? Chi sono un po' i personaggi da cui avete preso spunto? Sono inventati o ci sono anche delle citazioni? Ma è chiaro che tutti i personaggi così dei fumetti hanno qualche spunto, no, di persone reali e tutto. Secondo me i tre ragazzini, ecco, quindi Michele, Karim e Riccardo, pian pianino verrà fuori che hanno qualche idolo, qualche così curiosità legata al loro passato, qualche poster in camera. Insomma, io faccio soprattutto questo, cioè metto o propongo dei dettagli o delle cose magari da grande conoscitore della pallacanestro, appassionato di pallacanestro di tutti i tipi, quindi dall'NBA all'Eurolega ai nostri campionati, per cui cerco di così di ispirare sceneggiatore, disegnatore e colorista, penso che si dica coloratore, del fumetto, per dargli così degli spunti. Ripeto, sono veramente dei personaggi che vanno ovviamente approfonditi, a poco con la storia secondo me verrà fuori veramente un bel fumetto. La tua esperienza cestistica è indiscussa, invece per quanto riguarda il mondo del fumetto, tu eri un lettore di fumetti o è un'avventura nuova anche da questo punto di vista? Ma io adoravo i fumetti, fin da bimbo ho letto tutti Topolino, sono un grandissimo fan di Zio Paperone e Paperino, e dopo ho letto ovviamente tutti i Diabolic, i Lupo Alberto, i Cattivic, insomma ne avevo parecchi. Da grande poi mi sono appassionato delle storie dei supereroi, per cui ho cominciato a comprare anche quelli un po' più vecchi, le edizioni più vecchie della Corno, con i vari Uomo Ragno, Capitan America e Thor, per poi dopo sviluppare una sorta di veramente mania per tutti i fumetti riguardanti il Joker, quindi del mondo DC con Batman, ma soprattutto della figura del Joker. E
insomma, non sono, è chiaro, mi piacciono alcuni tipi di fumetto, di alcuni conosco tantissimo, di altri veramente sono profondamente ignorante, perché insomma, ricoprire veramente tutti i fumetti che adesso ci sono è veramente impegnativo, però è un mondo che mi ha sempre affascinato, e anzi ogni volta che passeggiando o nelle varie città, insomma, vedo una fumetteria, mi piace andare dentro a curiosare, ecco. E di questa tua avventura con il mondo dei fumetti hai coinvolto la squadra, i commenti da spogliatoio, e qui parliamo di Pallacanestro Trieste. Ma sono stati tutti molto ben impressionati dal fumetto, e non solo qui a Trieste, anche gli altri amici che ho per le varie squadre, anche in Sicilia infatti. Io penso che sia una cosa veritiera, nel senso che la storia di tre ragazzini che giocano al campetto, che si conoscono là, che affrontano o che portano in campetto frustrazioni o problemi che hanno nella vita personale, è una cosa che chiunque ami veramente la pallacanestro lo senta proprio, sia che giochi ai più alti livelli, sia che giochi magari a livello amatoriale così. Ma insomma, il campetto è un posto dove tutti gli appassionati hanno fatto qualche tiro, e trovi personaggi pazzeschi, gente a cui magari non dai una lira, che fa sempre canestro e che dopo magari ha una panza incredibile, per cui è veramente un mondo che secondo me può unire, una cosa sicuramente nuova che non è mai stata fatta, per cui penso che possa essere, ecco, veramente un ottimo progetto. E dell'augurio naturalmente che ti facciamo, ed è vero, questa situazione dei campetti a Trieste, siamo molto attenti, è una tradizione, pensiamo solo a quanti tornei ci sono, non solo estivi. Allora, in bocca al lupo per il secondo numero tra qualche mese. Noi naturalmente condivideremo prontamente la notizia sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/ilcaffedellosport. Adesso non cambiate frequenza, tra un po' ci risentiremo con lo spazio dedicato ad Admo, e poi nella terza parte festeggeremo il compleanno di Andrea Gregori, e poi con il nostro Sandrino Asta parleremo di Basket Social Cup. Grazie a Sunshine, appuntamento alla prossima. Grazie, ciao a tutti e state sereni sempre. Noi siamo i biancorossi, ritorna tra poco. IS Copy, non solo copy, ma anche PC, notebook, server, stampanti, multifunzione. Da IS Copy troverai una grande preparazione, affidabilità e soluzioni sempre mirate a riorganizzare e migliorare l'office automation della tua azienda. Seguiamo crescita e sviluppo dei nostri clienti, garantendo risparmio, efficienza e razionalizzazione. Inoltre, offriamo la nostra consulenza qualificata nel campo dell'information technology per la realizzazione di reti e sistemi informatici e per la gestione della sicurezza informatica. Tutto questo nel pieno rispetto dell'ambiente, attuando una politica di sviluppo sostenibile. IS Copy opera in tutto il Friuli Venezia Giulia. Per contatti ed informazioni 040 577 626 o www.iscopy.it. Il caffè dello sport. Tutti i martedì alle 14.15 e in replica alle 20.15 su Radio Attività. Con Guido Roberti e Massimo Petronio. Un modo nuovo e giovane di vivere lo sport triestino. Il caffè dello sport. Martedì 14.15 e 20.15 su Radio Attività. Ed eccoci nel consueto spazio dedicato all'ADMO, l'associazione donatori midollo osseo. Un semplice prelievo di sangue, una nuova speranza di vita. L'invito quindi a consultare il sito www.admofvg.com. Peraltro nei giorni scorsi sono usciti i risultati, sono stati pubblicati i risultati dall'IBMDR, report di attività per l'anno 2015. Risultati più che buoni in termini di nuovi donatori, di persone in età compresa tra i 18 e i 35 anni, quindi che hanno affrontato il primo passo verso il trapianto, il potenziale trapianto del midollo osseo. Risultati definiti dall'istituto buoni, ma ancora non sufficiente, si può sempre fare di più. Naturalmente novità anche per quanto riguarda il mese di aprile, con il rinnovo delle cariche della sede di Udine, quindi limitatamente alla zona distrettuale di Udine, e tante altre novità di cui vi renderemo sempre conto all'interno della nostra programmazione, all'interno di Noi Siamo i Biancorossi. Allora mi raccomando, giovani, consultate il sito, informatevi sulla importanza della tipizzazione, perché anche voi potete con un semplice gesto salvare una vita.
Noi siamo i Biancorossi, ritorna tra poco. Che profumo! Il caffè è pronto. È Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. IS Copy, non solo copy, ma anche PC, notebook, server, stampanti, multifunzione. Da IS Copy troverai una grande preparazione, affidabilità e soluzioni sempre mirate a riorganizzare e migliorare l'office automation della tua azienda. Seguiamo crescita e sviluppo dei nostri clienti, garantendo risparmio, efficienza e razionalizzazione. Inoltre, offriamo la nostra consulenza qualificata nel campo dell'information technology per la realizzazione di reti e sistemi informatici e per la gestione della sicurezza informatica. Tutto questo nel pieno rispetto dell'ambiente, attuando una politica di sviluppo sostenibile. IS Copy opera in tutto il Friuli Venezia Giulia. Per contatti ed informazioni 040 577 626 o www.iscopy.it. Noi siamo i Biancorossi! Terza parte di Noi siamo i Biancorossi. Dopo aver lasciato lo spazio all'associazione donatori midollo osseo, inauguriamo questa parte festeggiando il compleanno di fatto di un personaggio che fa parte operativamente al 100% della Pallacanestro Trieste. Questo lo dico perché è veramente un factotum ed è solo una delle sue mille attività quotidiane in ambito sportivo. Sto parlando del segretario generale della Pallacanestro Trieste 2004, Andrea Gregori. Prima di tutto auguri e naturalmente benvenuto ai nostri microfoni. Grazie mille degli auguri e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Andrea, vediamo un po' quello che è il ventaglio delle tue attività, perché la tua è un'attività giornalistica con Mega Basket, è un'attività organizzativa con la All In Sport, è un'attività operativa con il tuo ruolo in Pallacanestro Trieste. Partiamo da qui. Le cose, il lavoro dietro le quinte è sempre tantissimo, questo sappiamo, vale per tutte le società, tanto di più per una società come la Pallacanestro Trieste, che sta crescendo anche in un contesto organizzativo, sta cercando di migliorarsi sempre più. Raccontaci un po' la tua quotidianità in biancorosso. Diciamo, visto anche il mio simbolo, il simbolo di Batman, sono praticamente il cavaliere oscuro, quello che lavora dietro le quinte, che oltre alla parte diciamo di pura amministrazione, di burocrazia, e gestisco vari ambiti all'interno della società, anche all'interno del palasport, quando si creano degli eventi, gare di tiro, la gestione del palasport e chi ne ha più ne metta. È ovvio che tante cose non si sanno esattamente cosa vengono fatti in una società, ma si parte appunto da la piccola mail che si manda alle società di invito al Pala Trieste, a tutto quello che concerne l'organizzazione vera e propria della società, quindi contabilità, comunicazioni, social, perché parliamoci chiaro, con Asta si è messo su un lavoro a livello di social secondo me veramente molto grande, che ci sta dando grande soddisfazione a livello nazionale, e i contatti stanno aumentando sempre di più. Quindi diciamo l'immagine della società in questo momento cresce a dismisura, e stiamo cominciando a farci voler bene dalla gente, ed è questo secondo me il fattore principale. Se poi arrivano anche i risultati sul campo, beata l'ora, ecco. E si vede infatti questa affidabilità totale da un punto di vista social della Pallacanestro Trieste, come viene presa a riferimento anche dalle pagine nazionali della Lega 2 e quant'altro, a testimoniare un grande lavoro di crescita. E questa crescita tu la hai vista e toccata con mano da qualche anno, tu fai parte da qualche anno di questa società, una società che ha cambiato indubbiamente alcune carte e alcuni ruoli, ma che ha obiettivi ambiziosi, l'ha dichiarato anche qualche giorno fa il presidente Marzini. Dovessimo essere seguiti bene dalla città, è chiaro che potremmo porci obiettivi di ulteriore crescita. Inutile nasconderlo, ritrovare una serie A1 che manca a Trieste da più di 10 anni. Assolutamente sì, credo che la città di Trieste, come l'ha detto ormai praticamente dal presidente della federazione ai telecronisti di Sky, è una città che ama e soprattutto mangia pallacanestro. E io, lavorando anche in ambito della federazione, vedo quali sono i feedback da parte del resto d'Italia, e non si fa altro che parlare di Trieste. È ovvio che quindi è una piazza che ha bisogno assolutamente di una Serie A.
ci arriveremo, niente che dire. È ovvio che in questo momento qua, diciamolo, anche di crisi economica, abbiamo bisogno che la città si unisca attorno a noi a livello sportivo, perché sappiamo benissimo che i costi di gestione anche di una semplice A2, che è comunque un campionato dilettantistico non professionistico, sono alti, e passare quindi a una fase professionistica i costi quintuplicano, se non addirittura di più. Quindi veramente avremo bisogno che la città ci sia vicino a livello sportivo come tifosi, ma anche a livello economico. Quindi un messaggio per tutte le aziende triestine: aiutiamoci. Il serbatoio di talenti della società è il Basket Trieste. Il Basket Trieste, unito a quella che è la tua creatura, la All In Sport, ha organizzato nei giorni scorsi, e vorrei toccare con te questo argomento, il quinto Memorial Stefano Tramontin. Un grande successo, allargato ad altre società. Ne abbiamo parlato al Caffè dello Sport con il tuo collega Matteo Zanini e Pamela Rabaccio di Alexia Project. È andato tutto per il meglio, con tanto divertimento, ma soprattutto solidarietà per il Crodi Aviano. Assolutamente sì, il primo anno in cui ampliamo il discorso del Memoria, perché nasce come un quadrangolare giovanile con una partita, diciamo, degli amici di Stefano, e parlando con il Basket Trieste si è pensato di incominciare a portare a Trieste un torneo di livello, soprattutto giovanile, e quest'anno siamo partiti con 8 squadre. Il livello era abbastanza buono, diciamo che 5-6 squadre avevano un livello abbastanza alto per la categoria, e la nostra idea è cercare di far diventare questo torneo un po' come il Viva Keita di Pesaro, un appuntamento per le varie società nazionali a Trieste, in una città che parla pallacanestro e che trasporta questo entusiasmo per il basket anche nella solidarietà, perché il fatto appunto di Stefano, insomma, questo simbolo, questo Tramon Team, deve essere un aiuto, un segnale per il Crode Aviano e per qualsiasi persona amante della pallacanestro, no, di aiutare questa associazione del Crode Aviano, che ha bisogno assolutamente di aiutare questi giovani ragazzi che affrontano un periodo della loro vita molto ma molto difficile. Hai la fortuna e il merito soprattutto di conoscere la pallacanestro, certo dietro la scrivania, ma anche sul parquet, come si dice, con le scarpe da ginnastica. Infatti sei un coach impegnato in questo momento con la Pontoni Monfalcone, sei nella pole promozione. Raccontaci un po' invece la vita da palestra, perché magari in Pal Trieste ti conoscono per questo, ma c'è anche un percorso settimanale con una squadra, e in questo caso con un secondo anno consecutivo ai playoff. Devo dire che la mia più grande passione, il più grande amore è stare in campo, è stare in panchina, allenare soprattutto. E essere il secondo anno al di fuori della mia realtà cittadina di Trieste, mi ritrovo adesso a pochi chilometri, però è un'esperienza che in questo momento mi ha dato tanto e so che posso dare ancora tanto, è una soddisfazione enorme. Ci sono quei momenti appunto che la pallacanestro lavorativa, quindi pallacanestro Trieste, All In Sport eccetera, la metto da parte e vado tra virgolette a scaricare le tensioni in palestra con i miei ragazzi, e mettere insieme tutto questo per me è una gran soddisfazione, perché mettere insieme lavoro e passione penso che al giorno d'oggi sia una cosa molto difficile per molti, quindi mi ritengo fortunato da questo, e più adesso siamo anche nella pole promozione, quindi ci stiamo divertendo, continuiamo a giocare e chissà poi dove possiamo arrivare. Stiamo per incontrare Alessandro Asta, che ci parlerà invece della Social Basket Cup. Allora, prima di raccogliere il suo intervento, noi ringraziamo, salutiamo e porgiamo nuovamente i più sinceri auguri ad Andrea Gregori, augurando un grosso in bocca al lupo per tutte le sue attività in questo contesto, il contesto Pallacanestro Trieste. Ti auguriamo di avere ancora tanto da fare anche per quel sogno che si chiama playoff. Grazie a tutti degli auguri, e speriamo bene, tocchiamo ferro anche per i playoff, e chissà magari di non poter festeggiare un playoff per la Serie A2 e anche un buon playoff per la mia Serie D. Ciao a tutti. E non poteva mancare a conclusione di questa puntata l'addetto stampa della Pallacanestro Trieste 2004, Alessandro Asta, che ritroviamo con grande piacere, anche perché si lavora e durante le festività pasquali di sicuro la società non si è
fermata anche sul fronte social. Infatti, come sapete, c'è una sorta di sfida che riguarda il mondo del web, che magari tanti nostri ascoltatori non conoscono, proprio perché non avvezzi all'uso dei sistemi moderni. E allora chi meglio di lui, Alessandro Asta, può raccontarci di questa sfida e di come fare per sostenere la Pallacanestro Trieste impegnata virtualmente in questo momento contro Rieti. Ciao Alessandro, ben ritrovato, spiegaci un po' questa iniziativa. Ciao Guido, ben ritrovato a te e ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Beh, in realtà è una battaglia sociale, chiamiamola così, perché la Social Basket Cup, che è questo concorso che vede protagoniste le 32 squadre, o meglio le 32 tifoserie delle squadre impegnate nei rispettivi gironi est e ovest di Serie A2, questo concorso che in pratica premia, ha già premiato a dire il vero lo scorso anno la Pallacanestro Trieste come miglior tifoseria in ambito Facebook, e quest'anno cerchiamo di difendere questo titolo praticamente andando contro queste 32 formazioni. Siamo arrivati in semifinale, quindi si stanno svolgendo le semifinali e le semifinali si chiuderanno il prossimo 7 aprile, e c'è una sfida molto molto tosta che ci vede impegnati contro Rieti, una squadra, una società e un gruppo di tifosi veramente con il coltello tra i denti, perché in questo momento che stiamo parlando il punteggio vede 201 Trieste, 200 Rieti, quindi comunque è un qualcosa assolutamente importante dal punto di vista anche di voti, perché abbiamo visto dal punto di vista social, e sto parlando anche con gli organizzatori del gioco, c'è una quantità massiccia industriale di votanti sia sul lato triestino che sul lato di Rieti, e quindi tutto sommato non è un gioco, però entrambe le tifoserie le stanno prendendo molto molto sul serio, e quindi andiamo un po' a spiegare quello che è il meccanismo, ovvero sia chiunque è in possesso di un account Facebook, quindi registrato il proprio nome su Facebook, può andare a visitare la pagina della Social Basket Cup. I riferimenti li avete direttamente all'interno del sito ufficiale della Pallacanestro Trieste o anche nella nostra pagina Facebook, e da lì praticamente andare a votare per noi, prima dando delle preferenze da 1 a 5 per quanto riguarda, diciamo, gli indici di gradimento sulla popolarità della pagina, sui contenuti, sulle immagini, su tutto quello che riguarda, diciamo, il nostro profilo ufficiale. Naturalmente è logico aspettarsi che ogni tifoso biancorosso metta 5 stelline per ogni voce, e da lì poi c'è la possibilità di giocare una modalità che si chiama overtime, nella quale rispondere, diciamo, a 10 domande inerenti alla Pallacanestro Trieste, quindi alla sua storia, ai componenti dello staff e quant'altro. Quindi è molto semplice per chi è abituato a usare il web, e per chi invece non lo è, speriamo che grazie ai consigli e suggerimenti del nostro Alessandro Asta abbia recepito appieno le modalità per sostenere Trieste, anche perché legge dello sport, in questo caso anche legge social, vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. Allora tutti a sostenere Trieste in questa sfida contro Rieti, semifinale di questo concorso, e nelle prossime tappe di questo programma, anche all'interno delle singole radiocronache curate da Emilio Ripari, cercheremo naturalmente di veicolare questo messaggio. Alessandro Asta, noi naturalmente ti ringraziamo, è stata una puntata splendida di Noi Siamo i Biancorossi con Andrea Pecile, con lo Spazio Admo, con il festeggiante Andrea Gregori e con, per l'appunto, l'ufficio stampa Alessandro Asta. In bocca al lupo per questa iniziativa e buon rush finale anche a te. Crepi, e mi raccomando, seguiteci non solo su Facebook, quindi non solo su questi concorsi virtuali, ma anche nelle prossime partite casalinghe della nostra squadra. Noi siamo i biancorossi! Il report mensile sulla Pallacanestro Trieste a cura della redazione sportiva di Radio Attività. L'ultimo mercoledì di ogni mese dalle 19 con gli interventi di giocatori e staff della formazione biancorossa. Conduce Guido Roberti. Un programma realizzato in collaborazione con ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo. Tu puoi salvare una vita.
www.admofvg.com.